Anche a Riva Trigoso venga data attuazione all'intesa tra Regione e Fincantieri, sia di avvio ai corsi di formazione all'ufficio per le domande di impiego, lo chiedono i sindacati del Tiguglio. Ha chiuso con oltre 16.000 presenze il Festival della Parola, 4 giorni di spettacoli e incontri che hanno animato il centro di Chiavari. In dirittura d'arrivo il progetto definitivo della nuova caserma dei Carabinieri di Sestri Levante, decisa la suddivisione degli spazi nei 3 corpi dell'edificio di Viale Dante. Giornata mondiale dell'ambiente, sempre più plastica abbandonata negli oceani del pianeta, appello della Lega Navale, basta inquinamento delle acque e più rispetto per l'ecosistema. Il progetto di messa in sicurezza del Rupinaro al vaglio di 14 studenti universitari, dopo i sopralluoghi guidati lungo il torrente, sottoporranno all'amministrazione di Chiavari le loro idee. A Carasco una speciale partita del cuore in memoria di Giorgia Longo, ad organizzarla la scuola di pallavolo. Taglio del nastro per la nuova sede della Fondazione CIF Formazione in via Rivarola a Chiavari, a disposizione delle decine di ragazzi che seguono i corsi, spazi più ampi, luminosi e accessibili. I ragazzi del Centro Benedetto Acquarone, i giovani giocatori della Virtus Sentella in scena con lo spettacolo A Spasso con Anselmo. La Società Economica ha premiato gli studenti più bravi del Tiguglio. A Chiavari, cerimonia di consegna di 33 borse di studio ad altrettanti ragazzi delle scuole del territorio. Si è spento all'età di 87 anni Bruno Minardi, il pensionato che insegnava il dialetto genovese nelle scuole. Il ricordo di nonno Bruno dagli amici dell'Eudo di Sestri Levante. Un incontro familiare nell'area della Colmata Mare tra i tifosi della Virtus Entella e il presidente Gozzi. Un'occasione per ringraziare della vicinanza e progettare la prossima stagione in Serie C. Sestri Levante al voto per eleggere il sindaco, chiamati alle urne 17.149 cittadini residenti, urne aperte dalle 7 alle 23. La sfilata dei bambini delle scuole ha inaugurato il Festival Andersen di Sestri Levante, la fiaba Un amore infinito di Carla Rampini ha vinto il 51esimo premio letterario. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, vi parliamo dell'appello che è stato lanciato dai sindacati del Tiguglio, in particolare della CISL, affinché venga dato attuazione all'accordo siglato tra Regione Liguria e Fincantieri. E poi facciamo un bilancio del Festival della Parola a Chiavari, 4 giorni di eventi che ha chiuso con oltre 16.000 presenze. Sentiamo. Ci pare doveroso però che anche qua nel Tiguglio, in una importante realtà come Sestri Levante, lo stabilimento di Riva Trigoso, si deve e si può vedere di promuovere anche occupazione per i giovani del Tiguglio in Fincantieri anche sul nostro territorio. Ad oggi non si è mosso ancora niente. No, ad oggi non si è mosso niente. A questo punto di vista auspichiamo che l'accordo venga attuato anche qua nel Tiguglio, sia con insomma, quella sorta che avevamo ipotizzato di ufficio orientamento per i giovani disoccupati all'interno di Fincantieri, anche per raccogliere i curriculum, e dall'altra anche promuovere i corsi di formazione per le assunzioni in Fincantieri qua a Riva Trigoso. Lavoro ce n'è quindi nei cantieri, questo non può essere una scusa per non fare appunto questi corsi. Sì, Fincantieri si è dimostrata a livello europeo e internazionale un'azienda competitiva, ha vinto importanti appalti, importanti commesse che per i prossimi 12 anni assicurano lavoro a Fincantieri. Che figure potrebbero essere inserite all'interno di Fincantieri? Beh, sicuramente operai e molto specializzati per quello che riguarda, e anche figure di alto profilo, quindi anche laureati, e questo è anche comunque un segnale importante, perché spesso e volentieri purtroppo le persone, le famiglie fanno fatica a mantenere i giovani all'università e poi i ragazzi escono dall'università e rimangono disoccupati. Quindi da questo punto di vista ci sembra un segnale anche importante che potrebbe dare Fincantieri anche per alte figure professionali nel cantiere di Riva.
Alle nostre spalle il palco che ha ospitato gli eventi centrali del Festival della Parola si sta smontando per un'edizione che ha superato le 16.000 presenze. Siete soddisfatti? Molto, molto, siamo tanto soddisfatti e devo dire che siamo anche contenti della location che all'inizio magari poteva destare qualche perplessità, però in questi giorni è stato proprio l'Agorà, davvero la piazza, che ha comunque è stato un punto di riferimento. Io ho visto anche tanti cittadini, devo dire, ma anche persone anziane che magari, voglio dire, non hanno insomma un punto magari in cui ritrovarsi, effettivamente venivano qui il pomeriggio per sentire gli eventi, quelle chiaramente, ma anche per davvero fare due chiacchiere, sedersi, cioè è stato molto bello perché c'è stato proprio l'aggregazione. Abbiamo visto davvero partecipazione e aggregazione in questa edizione del festival. Oltre un centinaio di eventi messi in campo, tante persone che hanno seguito non solo appunto gli eventi centrali ma anche quelli collaterali. Adesso si pensa al 2019, ma c'è già un'anticipazione. Sì, anche perché vabbè, intanto il sindaco ha comunque già comunicato le date per l'edizione 2019, 30-31 maggio e 1-2 giugno appunto 2019, e poi c'è questa novità di questo allungamento, ecco, del festival, che vedrà questa puntata estiva, questa Summer Edition, peraltro ospitando un evento molto importante con il giornalista Ezio Mauro, che sta portando in giro questa produzione che si chiama Il Condannato e chiaramente è uno spettacolo dedicato alla scomparsa di Aldo Moro in occasione del quarantennale. Tema del prossimo anno, avete già iniziato a ragionarci? Non ancora, abbiamo tante idee e la cosa bella, guarda, che alcuni cittadini ci hanno chiesto perché non fate almeno un giorno in più di festival, e questo vuol dire che davvero quest'anno forse hanno trovato un punto di riferimento. Questa piazza secondo me è davvero stata protagonista e spero lo sia anche per la prossima edizione. Andiamo adesso a Sestri Levante, in dirittura d'arrivo il progetto per la nuova caserma dei Carabinieri che verrà realizzata negli spazi e nei locali di Viale Dante. È stata decisa la suddivisione degli spazi, i lavori dovrebbero prendere il via al termine del 2018. Parleremo poi della giornata mondiale dell'ambiente per sensibilizzare sul tema della pulizia dei fondali marini dalla presenza di plastica. A questo proposito l'appello dei responsabili della Lega Navale di Chiavari. Sentiamo. 1.400 metri quadrati di superficie netta distribuiti nei tre corpi dell'edificio, nei quali troveranno spazi di comandi di stazione, di compagnia, le zone operative, ma anche gli alloggi dei militari. 2.000 metri quadrati di aree esterne, con i posti auto per i mezzi di servizio e l'accoglienza. Sono i numeri della nuova caserma dei Carabinieri di Viale Dante a Sestri Levante, il cui progetto definitivo ed esecutivo, dopo l'approvazione del preliminare, è in avanzata fase di definizione da parte del raggruppamento temporaneo di soggetti atelier, in stretta collaborazione con i vertici dell'arma, e i cui lavori, se non ci saranno ostacoli sul cammino attuativo, prenderanno il via entro la fine del 2018. Il nostro obiettivo è di iniziare i lavori entro l'anno, anche perché il bilancio comunale prevede proprio un primo lotto di lavori da eseguirsi entro il 2018. Un edificio vincolato dalla soprintendenza, come è stato adattato alle esigenze moderne della compagnia Carabinieri? I tre corpi, diciamo, di fabbrica sono stati adibiti: il corpo A, quello su Viale Dante, agli alloggi, alla mensa, ai ritrovi. Il corpo su Via Nazionale sarà adibito a piano terra, al comando di stazione, e il primo piano invece sarà adibito alla compagnia, mentre il corpo C, quello trasversale dove è presente il volto, sarà adibito agli alloggi, i tre alloggi per i comandanti di stazione, radiomobile e compagnia. Quante risorse sono necessarie per completare il progetto e quante sono attualmente a disposizione per poter partire? Il progetto è stato pianificato con tutto il suo budget. Saranno necessari 1.700.000 euro per realizzare quest'opera, che è stata appunto pianificata nell'arco di 2 anni con l'approvazione del bilancio triennale delle opere pubbliche. Attualmente questi edifici ospitano degli uffici comunali. Che cosa sarà di loro? Dove verranno spostati? Sì, gli uffici comunali che ora ospitano appunto servizi sociali, anagrafe, urbanistica, edilizia privata, informatica, saranno spostati nell'edificio in Piazza della Repubblica sopra il comando dei vigili, dove sino allo scorso anno erano presenti le scuole medie.
Noi abbiamo deciso anche come Lega Navale Nazionale di non fare qualcosa di specifico nella giornata, perché sono decenni che la Lega Navale Italiana, essendo anche associazione di protezione ambientale, fa attività sul territorio su questo. Noi da 5 anni, da quando sono presidente io, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla plastica in mare e siamo molto molto contenti che, come avete visto, se ne continua a parlare sempre di più giorno dopo giorno, perché veramente questa sensibilizzazione che è nata 5-6 anni fa, anche qui a Chiavari, partendo anche da Chiavari, in tutto il mondo, sta veramente facendo capire come sia un problema assolutamente da risolvere a monte con l'educazione. Però ormai si chiede tutto un appello a tutti voi cittadini a fare qualcosa comunque di piccolo anche a casa nostra e soprattutto nell'entroterra, cioè di fianco dei bidoni, quando si trova qualcosa per strada, chinarsi un attimino fa anche bene alla schiena, e raccogliere purtroppo quello che qualcun altro ha lasciato in giro è un gesto doveroso, indipendentemente che siamo stati noi o no a farlo. Quello su cui noi stiamo focalizzando la nostra attenzione e cercando di sensibilizzare tutti, noi per primi ma anche voi, è proprio questo, che tutta quella roba che arriva giù al mare arriva dai fiumi. Allora, noi abbiamo l'entella è facilmente monitorabile, abbiamo già ideato un progetto con i quali abbiamo accennato ai sindaci dell'entroterra di monitorarlo con dei droni, possibilmente mensilmente. Adesso questo progetto partirà, vedremo un po' anche di avere un supporto da chi oggi ci ascolta e ci vuol dare un supporto sia in pratico che economico, e fare un monitoraggio mensile. Chiaramente, individuando sui fiumi punti critici, noi sappiamo dove intervenire comune per comune, perché è provato ormai scientificamente che la maggioranza di questo materiale arriva dai fiumi, più grandi sono chiaramente più arriva il materiale. Siamo così arrivati alla giornata di mercoledì, siamo andati a conoscere come si sta portando avanti un progetto che vede coinvolti 14 studenti universitari che stanno studiando la messa in sicurezza del torrente Rupinaro e elaboreranno anche dei loro progetti a sostegno di questa opera. E poi a Carasco con lo sport per una partita del cuore particolare che è stata organizzata dalla scuola di pallavolo locale in memoria di Giorgia Longo. Vediamo com'è andata. Lezione a cielo aperto per 14 studenti universitari in corso Italia a Chiavari. I giovani, guidati dal geometra Agostino Oliveri, studiano la riqualificazione e messa in sicurezza dei ponti lungo il corso del torrente Rupinaro, progettata dall'amministrazione comunale. Stiamo verificando con loro se gli indirizzi che abbiamo preso sono giusti, sono ottimali per il proseguo della pratica, anche dal punto di vista del contesto paesaggistico, il verde, norme disabili, biciclette, parcheggi, un po' tutto questo. Stiamo visionando con loro come proseguire nei prossimi giorni questi elaborati grafici per arrivare a sabato a una redazione di una tavola che dice: secondo noi i ponti andrebbero fatti così. Nei giorni scorsi hanno visitato la zona di San Pier di Canne, nei pressi della Lames, e verificato tutti i ponti critici interessati dal rio Campodonico. Nel frattempo l'amministrazione sta portando avanti l'iter progettuale che si è concretizzato nelle settimane scorse con le prove di staticità dei collegamenti. Ad oggi è stata consegnata ufficialmente dallo studio Pat Scheider i collaudi che sono stati realizzati i mesi scorsi con le prove di carico. Ci vediamo con l'ingegner Nattero per vedere le opere di manutenzione che devono essere fatte nei prossimi 1-2 anni, fino a quando i ponti non verranno ricostruiti. Le opere minimali per consentire comunque il transito oggi garantito come carichi dei camion e altre criticità. Una giornata dedicata alla pallavolo di fine anno, ma con tante belle cose. Abbiamo studiato questa festa proprio incontrando amici, giocando a pallavolo e aiutare gli altri. Praticamente sono i tre punti su quale va avanti da tanto il nostro progetto. E quindi i nostri ragazzini hanno giocato a pallavolo con amici che sono venuti a trovarci da Genova, amici del mini volley e ragazzi della pallavolo unificata special. E abbiamo poi visto giocare a pallavolo ragazze di B2. Questa è un'occasione di aver visto un buon livello, il massimo che può avere la nostra Liguria in questo momento. Conclusione, la partita del cuore, soprattutto per ricordare una persona. Sì, la partita del cuore appunto, è stata fatta in collaborazione con l'associazione Giorgia Longo, la ragazzina appunto che purtroppo dopo un allenamento lo scorso anno ha avuto un incidente fatale, e quindi io personalmente conoscevo un po' la ragazzina e ancora di più i genitori. Loro hanno questa associazione che portano avanti
su tutto il territorio italiano per ricordare appunto la figlia. Noi abbiamo provato a immaginare che cosa avrebbe voluto fare Giorgia, diciamo, della sua vita. Lei era molto giovane, era molto determinata nello studio, nello sport, e avrebbe avuto anche un progetto di lavorare alle missioni, per esempio, perché lei era andata a scuola dalle suore. E era una sua idea, infatti un primo ricavato che abbiamo avuto lo abbiamo versato alle missioni in India. E grazie a questa partita riusciremo a dare un sostegno a quello che è l'associazione in suo ricordo. E l'associazione si occupa di progetti in sostegno di bambini per sviluppare quello che potrebbe essere delle attività che riguardano sia lo sport che la cultura e lo studio. Giorgia era una brava studentessa e una giocatrice di pallavolo che è riuscita a conciliare questo nella sua vita grazie alla sua grande determinazione, e quindi tante persone sono qui per ricordare quello che era la sua positività. Nuovi spazi più luminosi, più accessibili per la Fondazione CIF Formazione a Chiavari sono stati inaugurati in via Rivarola. Siamo andati a vedere in occasione dell'inaugurazione, e sempre giovedì i ragazzi, questa volta del Benedetto Acquarone, insieme ai giocatori, giovani giocatori della Virtus Entella, hanno portato in scena all'Auditorium San Francesco uno spettacolo a spasso con Anselmo. Vediamo di che cosa tratta. Una sede che indubbiamente riconfermerà quella che è stata la presenza ormai pluridecennale del CIF qui a Chiavari. Per quanto mi concerne, sono particolarmente lieto oggi di poter inaugurare questi nuovi locali, e perché i ragazzi potranno trovare anche sotto il profilo logistico una migliore collocazione e anche una migliore rispondenza a quelle che sono le esigenze oggi delle persone disabili. Ricordiamo che cosa fa il CIF. Per quanto riguarda il CIF, è una fondazione che svolge attività di formazione professionale, e abbiamo diciamo tre specializzazioni: l'abbigliamento, la logistica portuale e naturalmente la ristorazione. Poi uno dei nostri punti di riferimento, ormai direi acquisiti storicamente, è l'attenzione nei confronti della disabilità. E qui a Chiavari noi siamo presenti, però il nostro scopo, proprio in collaborazione col Comune di Chiavari, è di ampliare la nostra attività portando avanti iniziative che vadano un po' ad incidere anche su eventuali progetti che potremo fare unitamente al Comune di Chiavari per lo sviluppo del territorio. In questa nuova sede intanto si mantiene l'attività che noi abbiamo consolidato in tutti questi anni, che è un'attività rivolta principalmente alla formazione per l'inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità, in particolare con disabilità psichica, ma non solo. Naturalmente avremo anche un'attività rivolta a ragazzi che hanno necessità di acquisire autonomie sociali, relazionali, affettive, e abbiamo naturalmente nei nostri progetti idee di sviluppare ulteriormente la formazione come servizio, come necessità di un bisogno del territorio. Abbiamo progetti vari, tra cui per esempio un investimento maggiore in tutta quella che è la formazione rivolta alle donne. La formazione professionale ha necessità di ampliare questo tipo di offerta formativa, e pensiamo che questo possa essere il territorio adatto per poterlo fare. In collaborazione con il Comune di Chiavari c'è una forte richiesta e cercheremo di risponderne in modo adeguato. Chi è Anselmo? Anselmo è un formichiere un po' particolare, adottato da una famiglia italiana e vive, diciamo, in questa famiglia, nella famiglia dello scrittore. Cosa fa Anselmo? E Anselmo gli piace la marmellata di formiche, se la mangia tutta. Ok,
Che cosa racconta questo spettacolo? Questo spettacolo parla di un formichiere e della sua migliore amica Culicchia, che hanno una convivenza un po' particolare. Il protagonista è il formichiere, interpretato da Paolo, che cercherà di ottenere dei diritti che non gli spettano, quale ad esempio andare in piscina come le persone umane, però che ovviamente non gli verrà concesso questo diritto, e quindi il tema dello spettacolo è un po' questo, la diversità delle persone tra di loro. Come si sono preparati i ragazzi sia dell'Acquarone sia i ragazzi dell'Entella? Ok, i ragazzi dell'Acquarone si sono presentati alle prove con la solita grinta, e sono stati seguiti tutto l'anno e devo dire che quest'anno in particolare ci hanno messo proprio tanta attenzione nello studiare e nel preparare le loro parti. I ragazzi dell'Entella, con la giusta fatica dovuta all'età loro, comunque poi alla fine un risultato l'abbiamo portato a casa, come si dice in gergo calcistico. Cosa significa ogni anno per questi ragazzi cimentarsi in un'esperienza teatrale con i ragazzi disabili dell'Acquarone? Ma per questi ragazzi è un'occasione di crescita straordinaria. Io ogni anno dubito che ce la possano fare e ogni anno miracolosamente si arriva a questa messa in scena e io vedo crescere la solidarietà e l'entusiasmo per questa cosa giorno dopo giorno. Restiamo a parlare di ragazzi, di studenti. I più bravi sono stati premiati dalla Società Economica con la consegna di 33 borse di studio. La cerimonia si è svolta venerdì. Venerdì la notizia che è mancato Bruno Minardi, il nonno che insegnava il genovese nelle scuole del Tiguglio. Un ricordo della sua persona fatto dagli amici dell'EUD. Lo vedremo nei prossimi servizi, quando andremo anche a vedere l'incontro che c'è stato in Colmata a Chiavari tra i tifosi della Virtus Entella e il presidente biancoceleste Antonio Gozzi. Vediamo tutti i servizi. Una bellissima tradizione che la Società Economica mette in atto ringraziando una ventina di benefattori che negli anni, da fine 800 ad oggi, hanno voluto devolvere parte delle loro proprietà perché si continuasse appunto questa bella tradizione che dovrebbe incentivare i ragazzi delle scuole allo studio, soprattutto quelli che in allora ne avevano veramente bisogno ed oggi magari più per spirito di emulazione e per incentivarli a migliorare sempre. Noi crediamo di lavorare veramente per i giovani, anche le nostre strutture sono molto dedicate a loro, la biblioteca, le sale di lettura e di ricerca. E cerchiamo veramente di lavorare per il futuro con loro. Da dove arrivano i ragazzi che riceveranno la borsa di studio? Ma i ragazzi provengono da tutte le scuole del comprensorio di ogni ordine e grado, dagli istituti superiori fino alle medie. E tra l'altro verranno anche premiati due nostri istituti collegati, che sono il Vittorio Leonardi e l'Istituto Studio e Lavoro, per opera sociale che svolgono sul territorio. Importante puntare sui giovani, far capire loro che impegnarsi porta dei risultati ed è riconosciuto questo. Ma sì, io ritengo che dirò senz'altro che una borsa di studio non cambia la vita, però sicuramente te la ricordi per tutta la vita, perché è il simbolo di un impegno che hai profuso e lo stimolo a continuare in questo senso. Cosa perde il territorio del Tiguglio, la cultura del Tiguglio? Beh, perde tantissimo, tantissimo, perché lui era veramente attaccato alle sue tradizioni, ci ha insegnato a essere a nostra volta attaccati alla nostra cultura, non perderla di vista e soprattutto a insegnarla alle nuove generazioni, e purtroppo ora è a forte rischio. Si ricordano tanti incontri con i bambini delle scuole, tanti gli hanno fatto gli incoraggiamenti in questi ultimi giorni con cartelli, con poesie proprio a lui dedicate. C'era affetto tra i ragazzi, i giovani ragazzi e Bruno.
Lui voleva benissimo i suoi bambini, li chiamava e loro... Era uno spettacolo vederli quando lo incontravano a gruppi, proprio lo abbracciavano felici. E in effetti lui ha dato la sua vita, gli ultimi suoi 20-25 anni li ha dedicati all'insegnamento del genovese nelle scuole del Tigullio, del territorio del Levante. Si spostava con i mezzi pubblici, aveva un'energia, una dinamicità invidiabile alla sua età, però era una missione per lui, lui ci credeva fortemente. Come l'associazione porterà avanti l'eredità lasciata da nonno Bruno? Beh, è un pigione bello scaggio e quindi sarà difficile, però in memoria di Bruno se impegniamo, scusate ma il genovese mi trascina, ci impegneremo perché Bruno sia sempre con noi. Che eredità lascia? Beh, ci lascia tanto e vorrei leggervi questo, ma non solo a Sestri, alla Liguria. Liguria me, ciao fresche egue, de tue vivagne de colinne e di monti, d'unde me labre arse, toccado d'estè, se son avvicinè per le vase in a grande sé. O due de sarmaggio, de scheggi e de ma, che in te giornè de sciocco, avei cu vostro profumo rescuò me che, e portò felicité in ta me anima. Questa, la terra de Colombo e di suoi messiai, e dell'operoso travaggio da sua gente, ma non soprattutto da mai a basta, catera me. Presidente, un saluto a tutti i tifosi e a chi ha sostenuto sempre la squadra. Sì, abbiamo deciso di fare questa cosa qua perché purtroppo io a Ascoli avrei voluto andare sotto la tribuna come avevo fatto a Novara e a salutare i 300 valorosi che si sono sobbarcati 13-14 ore di pullman per sostenere l'Entella, ma l'invasione di campo dei tifosi dell'Ascoli mi ha impedito proprio fisicamente di raggiungerli. E questo è il senso di questa serata, è una serata in amicizia, non c'è niente da festeggiare, però anche quando non c'è niente da festeggiare stare assieme non è un delitto, no? La lettera che ha scritto subito dopo parla già chiaro, no? Ancora più passione di prima, impegno. Eh sì, chi mi conosce sa che sono uno che non molla mai, la mia vita è stata una vita di battaglie, se non sono in battaglia mi sembra di addormentarmi e quindi sarà così anche quest'anno, cercheremo di fare una squadra competitiva, una squadra che possa aspirare a vincere il campionato e risalire subito in Serie B. Non sarà facile perché la C è un inferno, però ci proveremo, cercheremo di farlo con tutte le nostre forze. In effetti i tifosi sono stati anche nelle ultime partite molto presenti vicino alla squadra. Assolutamente sì, ho detto che se questo affetto, questo sostegno dell'Entella che c'è stato direi dalla partita col Frosinone in poi ci fosse stato prima, forse qualche punto in più l'avremmo fatto, però va bene così, voglio dire, è compito nostro cercare di fare tutto il possibile perché i tifosi dell'Entella si riconoscono nell'Entella e la sostengono in ogni modo. Solo un cenno, si parla di ripescaggi, ma ci credete oppure no? Parlo di preparazione della squadra per la Serie C. I temi della politica amministrativa nella giornata di sabato, perché si vota a Sestri Levante nella giornata di oggi per l'elezione del sindaco, sono 4 i candidati, le urne sono aperte dalle 7 alle 23, chiamati al voto 17.149 cittadini residenti. Vediamo nella nostra scheda come si voterà. Sono 17.149 i cittadini residenti a Sestri Levante chiamati al voto per eleggere il primo cittadino. Gli 8.109 elettori maschi e le 9.040 elettrici potranno recarsi ai seggi allestiti nelle 23 sezioni cittadine nella sola giornata di domani dalle 7 alle 23, muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento. Sono 4 i candidati in lizza, sostenuti da 12 liste elettorali per un totale di 190 consiglieri.
L'elettore riceverà dal presidente del seggio la scheda elettorale di colore blu con i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco saranno riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Per Sestri Levante i nomi, secondo l'ordine di estrazione, sono quattro: Valentina Ghio, sostenuta da cinque liste, Viviamo Sestri, Sestri al centro con Calabrò, Cristiani Riformisti, Sinistra in Comune e Valentina Ghio sindaco. Denise Baldi con l'unica lista collegata Potere al Popolo. Fabio Sturla per il Movimento 5 Stelle, Giampaolo Benedetti con le sue cinque liste in appoggio, Futuro Migliore, Se Gesto a Domani, Lega Liguria, Riprendi di Sestri e Giampaolo Benedetti sindaco. Sono quattro i modi in cui l'elettore può esprimere il proprio voto. Per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno, il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata, il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno, il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata. Per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno, il voto così espresso, cosiddetto disgiunto, si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata. L'elettore ha la possibilità inoltre di manifestare non più di due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendo nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno di lista i nominativi, solo il cognome o in caso di omonimia il cognome e il nome e ove occorra luogo e data di nascita dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, avendo però presente che nel caso di espressione di due preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. Essendo Sestri Levante un comune con più di 15.000 abitanti, è previsto il ballottaggio in caso nessuno dei candidati sindaco abbia superato al primo turno il 50% più uno dei voti. In questo caso il ballottaggio si svolgerà il 24 giugno tra i due candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. E a Sestri Levante è in fase di conclusione proprio in queste ore il Festival Andersen, il 21esimo festival dedicato ai bambini, e si è svolta anche la premiazione del 51esimo premio letterario. Di tutto questo parleremo nel nostro approfondimento a cui vi lascio, in cui appunto andremo a ripercorrere la giornata inaugurale del festival e la giornata di premiazione del concorso letterario. Il TG Guardando la Settimana si concluderà al termine di questi servizi e torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. La banda musicale, più di 650 bambini delle scuole elementari cittadine, questa mattina hanno animato il centro storico di Sestri Levante. Il corteo, partito dai giardini pubblici Marielle Ventre e giunto in piazza Matteotti, ha dato il via al 21esimo Festival Andersen, che quest'anno è dedicato al tema La memoria e il futuro. Il Sestri Levante Andersen Festival si apre sempre col corteo delle bambine e dei bambini, che è, diciamo, il cuore del festival, perché sia che arrivino i personaggi, diciamo, del teatro, della musica, sia che arrivino gli attori circensi, tutto è finalizzato al cuore, che è il bambino e la bambina. E il corteo è questa festa. Quest'anno ogni gruppo della scuola ha lavorato sui diritti dell'infanzia, e quindi è un corteo che vuole anche essere un buon auspicio di pace e di rispetto. Più di 100 gli eventi organizzati in piazza e nelle vie del centro, pensati per i bambini, le famiglie e non solo. Sono scuole, laboratori che presentano tutte le loro, diciamo, gli esiti di questo lungo lavoro all'interno del festival. Da domani entriamo nel vivo della programmazione, anche con ospiti ovviamente che arrivano da fuori e dall'estero. In Baia ci sono degli appuntamenti molto importanti, già da domani c'è un concerto solo di Brunori Sas, c'è prima un'intervista a un giovanissimo divo del digitale che si chiama Marco Cellucci, poi ci sono nei giorni successivi Dente Catalano con New Quartet e il grande concerto di Michael Nyman nella Baia del Silenzio domenica sera. Cosa fai stamattina? Abbiamo cantato con i bambini, è un pezzettino di Ci vuole un fiore, e abbiamo condiviso con loro la camminata e le tappe.
È una favola, a me piace molto, cioè non amo molto il fantasy o le magie o le cose. È una favola che parte da una regola geometrica, infatti è sulle rette parallele. Mi piace molto partire da spunti scientifici e su questo creare delle favole. La mia favola è brevissima, si innamorano nel paese di geometria e vorrebbero toccarsi, vorrebbero potersi abbracciare, però le rette parallele, come si sa, non si incontrano mai. Allora viene loro in aiuto la signora prospettiva e gli dice di avere fiducia e di proseguire. Loro vanno avanti all'infinito finché alla fine si toccano in un punto di fuga comune. Queste sono semplicemente le regole della prospettiva, però spiegate in forma fantastica. E lei di cosa si occupa nella vita? Io sono essenzialmente una mamma e una nonna, però sono laureata in architettura, anche se ho fatto poche cose in architettura, e mi piace molto, poi mi occupo, faccio volontariato. E qual è stato il tuo elaborato? Ho pensato all'antagonista e ho collaborato un po' anche per pensare insieme a Alex alla politica della pace e queste cose qui. Qual è la parte che ti è piaciuta di più? Quando abbiamo pensato quando il bambino fuggiva nella valigia. E come ti senti ad aver vinto questo premio? Molto felice. Che cosa avete fatto per il premio Andersen? Abbiamo scritto una storia. E di che cosa parla? Di una valigia magica. E poi cosa succede? Che c'è un principe che si trasforma in un troll, era? In un gigante. Gigante. E poi come va a finire? Finisce che ti fa la politica della pace e si sconfigge il troll gigante.